a cui io e Sebastiano ci siamo opposti, ma oltre che personalmente eravamo contrari, ma soprattutto perché veniva anche dalle esigenze del territorio. Estremamente un territorio che quando si tratta di una voce che proviene dalla Calabria non riesce a trovare ascolto. Reazioni di questo genere invece, come sapete, l'esperienza dei non Calabri o altri invece hanno ascolto, anzi diventano linea politica del Movimento 5 Stelle. Questo nostro, come dire, confrontarsi in maniera dura nei confronti del Movimento ci ha messo un po', come dire, in contrasto con le linee politiche del Movimento 5 Stelle. È una vicenda che ha visto poi un bisticcio, perché come sapete c'è stato un consigliere, il comune di San Bernardo, che è stato sciolto per infiltrazione alla mossa per l'ennesima volta, coinvolgendo sia la giunta, il sindaco, sia le forze di opposizione. Una di queste forze di opposizione, un certo Pantano, che non era del Movimento 5 Stelle, anche questo è stato indagato per l'associazione a causa di stampo mafioso, ed è risultato che era anche frequentatore del MITAF. Però, come sappiamo, nei MITAF non è che quando gli porta qualcuno entra gli chiediamo carte d'identità o fedina penale o certificato. E questa è stata una scusa per non far partecipare, in questo facendo una violazione secondo me mortale di una delle poche regole che abbiamo come movimento, escludendo dalla campagna elettorale Ferdinando Rombolà, che era espressione del MITAP di San Ferdinando e della piana di Gioia Tauro, e con la scusa, come avete visto, l'avete detto voi, che siccome questo signore era un frequentatore del MITAP e quindi si poteva immaginare un eventuale tentativo di, come dire, di condizionare l'azione politica di Fernanda, si è arrivata ad affermare che era giusto non candidare. Tra l'altro la Fernanda, giustamente, per tutelare l'onorabilità della sua vita, tra l'altro è stata anche lei una vittima di mafia perché gli hanno ammazzato il padre, quindi il doppio dolore rispetto a una situazione del genere, ha fatto querela nei confronti di Coro Candelli per queste dichiarazioni fatte alla Vigilia. E la cosa poi più sorprendente è che hanno voluto accoppiare poi, questo le politiche, la questione di Pantano, la questione di Rombolà nella mia persona e soprattutto nella mia, ma anche nella sua, perché noi siamo stati vicino poi su quei territori e abbiamo aiutato poi nel momento in questa battaglia sulle armi chimiche. E le cose che andavano in giro sui palchi, e credo che qualcuno forse lo potrà riferire, è che noi non potevamo stare sui palchi a parlare del Movimento 5 Stelle con questi signori, perché noi, siccome siamo stati vicino a questo meetup di San Ferdinando, potevamo far pensare che eravamo grandi visti pure noi vicino all'Andrangheta. Cioè, in pratica il Movimento 5 Stelle utilizza le peggiori cose dei peggiori partiti, insomma, perché nei partiti questi tipi di battaglie si sono sempre fatte e lo abbiamo sempre denunciato. Questo per dire il perché. Noi non siamo stati mai presenti sui palchi insieme agli altri. Questa situazione, che è la situazione calabrese, che si è andata poi a, come dire, in cancrenendo, perché di fatto si è realizzata una vera e propria struttura verticistica, simile a una segreteria di partito, senza che ci fossero poi quegli strumenti democratici che comunque permettono, almeno formalmente, di contestare o di, come dire, o di chiamarla alla responsabilità chi si assume questi oneri, è stato uno dei problemi di contrasto che, finita la campagna elettorale, durante la quale, oltre che partecipare quando mi hanno chiamato a spendermi sui territori per cercare di dare il mio contributo modesto, finita la campagna elettorale, come avete visto, era quasi doveroso chiamare responsabilità chi aveva assunto di decidere di fare un certo tipo di campagna elettorale con certi tipi di strumenti alle sue responsabilità. Se non altro perché, come sapete, in ogni impresa, in ogni attività, chi si assume delle responsabilità e poi non porta a profitto quell'onere che si è assunto, di solito viene cacciato a carcere sereno, quantomeno chiede scusa, scusate, ne ho sbagliato, non lo farò più. Invece non c'è stato tutto questo, anzi si è utilizzato un'arma ancora più vigliacca di quella utilizzata durante la campagna elettorale, organizzando un agguato nei confronti di Sebastiano, organizzando un documento propalato dal nipote di Morra, dalla sua fidanzata, uno si chiama Napolitano, l'altro si chiama Fortino, e con l'aiuto poi dell'ex, almeno così dice, fidanzata di Dario Elia, che sarebbe poi l'assistente che aiuta Nicola Morra. Un
e girato poi in Arabia, su cui chiedevano la sfiducia mia e di Sebastiano, e con questo cercando di forzare la mano per cercare le espulsioni al livello nazionale. Come dire, tentativo vano, perché credo di avere un po' di stima raccolta al Senato, e al Senato lo hanno mandato praticamente al paese rispetto a una richiesta del CEO. Qui c'è stata la votazione, è stato messo in minoranza notevole, perché in pratica 22 a 7, io mi sono astenuto naturalmente. In pratica si è creato poi per cercare di risolvere quei problemi, naturalmente poi questa dicotomia e soprattutto il fatto che poi ci sono questo scontro forte, naturalmente non porta del bene, poi non può bene, perché naturalmente, vuol dire, il fatto che un senatore attacchi l'altro obiettivamente è, come dire, è un problema per il Movimento 5 Stelle come movimento politico. Quindi al Senato si è deciso poi di realizzare una specie di non solo dei propri obiettivi, diciamo dei facilitatori a trovare un momento di accordo, di tregua armata, in modo tale che non ne subisca di conseguenza poi l'azione politica del Movimento 5 Stelle. In questa problematica che riguarda noi direttamente come calabresi, si è innescato poi, come dire, l'evoluzione e la nuova strada che si è decisa a livello nazionale a causa poi di quella che è stata poi una di quelle conseguenze all'ulteriore espulsione di Erfini e di Vigna, che sono due deputati di cui poi vi racconterà un po' meglio Sebastiano, e non entro poi nella faccenda specifica, poi lui vi spiega un po' più la cosa perché non entro la vista direttamente. E su questa la risposta a tutte le critiche, a tutte le, come dire, le contestazioni formali di merito che si facevano rispetto a questa ulteriore forzatura e espulsione, Grillo poi se ne è uscito con una decisione che ha accelerato dei tempi, e secondo me in maniera completamente sbagliata, perché l'esigenza di organizzarci, di darci una linea politica, di cominciare a ragionare su alcuni temi, lo sentivamo tutti. Io quando con chi con voi abbiamo parlato e abbiamo toccato questi temi, l'ho sempre detto, una volta che abbiamo fatto questo salto, forse più lungo delle nostre capacità, che ci siamo ritrovati a combattere su temi locali, direttamente in Parlamento, ad affrontare problematiche molto complesse, senza aver minimamente avuto la capacità su alcuni temi di trovare una sintesi, sua come organizzazione a darci la possibilità di sapere io a chi devo chiedere per organizzare un documento, per organizzare una manifestazione come questa, per dirlo in maniera molto semplice, cioè, problemi organizzativi che l'abbiamo sempre detto, e ci ha fatto stare per oltre un anno e mezzo in una terra di mezzo. Non pensiamo forse proprio in questo momento questa cosa, che non è proprio molto, insomma, in un pandano, un rischio con il fatto che ci affossavamo proprio come azione politica, che non riuscivamo a, come dire, ad esprimere al massimo una forza di 9 milioni di voti che noi ci aveva dato fiducia. Questa esigenza che sentivamo tutti, in pratica poi il primo l'ha risolta mandando, cassando letteralmente l'articolo 4 del nostro statuto, che per chi non riconosce la spina dorsale del movimento, è quello che dovrebbe impedire a noi di diventare un partito, che è quello che dice che noi non abbiamo strutture intermedie dove vale l'orizzontalità, vale la possibilità che le decisioni vengano prese tutti quanti insieme. Non esiste il concetto di base e di vertice, ma esiste soltanto un problema di funzioni e di compiti, in modo tale che le decisioni però devono essere prese dall'intera comunità di cui facciamo parte. La decisione invece è stata adottata, è stata quella di realizzare, di creare poi attraverso, come dire, un uso distorto della rete, perché la rete doveva essere uno strumento per dare partecipazione e condivisione di idee. In realtà è stata poi, come dire, utilizzata come una specie di porcello, perché una lista calata dall'alto, tra l'altro persone degnissime su cui personalmente non ho niente da dire, ma certamente non c'è stata la possibilità di decidere al meglio soprattutto rispetto ai compiti, che è una di quelle cose di cui a tutt'oggi non sappiamo, non lo sappiamo noi, come non lo sapete voi, quali compiti hanno, che funzioni, per quanto tempo. È soltanto questo gruppo di 5 persone che la stampa naturalmente in maniera denigratoria li chiama direttori, richiamando dei tempi bui in cui in pratica la rivoluzione francese fallì e morì proprio perché nacque in questo tipo di struttura intermedia.
quello che è certo che loro, quello che ci sono venuti a dire, nella, perché io avendolo criticato sia come forma e sia per contenuto, perché io sono nato e mi sono avvicinato al Movimento 5 Stelle, pur avendo fatto politica sempre solo i movimenti, avendo, e non avendo mai voluto accogliere gli inviti di partiti perché non mi sono mai interessati, io quindi questo che ho detto, ma almeno dico fatecelo sapere prima, dico facci partecipare a questa decisione, non che mi annullate un patto su cui io ho firmato, perché io ho fatto stretto questo patto con il Movimento 5 Stelle, quindi con chi mi sono andato a parlare dell'orizzontalità, dell'uno vale uno, della partecipazione con l'altra, del fatto che siamo in comunità e tutti quanti prendiamo, decidiamo insieme, e tu nel un giorno da un momento all'altro non me lo puoi eliminare senza avermi fatto farmi partecipare almeno a questa decisione. Non è che ho detto io per il momento, naturalmente resto con tutte le mie critiche e rifletterò, però soprattutto per capire almeno quale funzioni, che tipo di compiti, quanto tempo, se sono cariche temporanee, se sono cariche che poi possono ruotare in modo tale che nessuno poi si diventi a tutti gli effetti un capo di partito, perché poi questa è la fondamentalità del fatto dell'orizzontalità. Io posso anche darti un compito che sia limitato all'esplicazione della funzione, però sia a rotazione, qualcun altro che si può mettere a disposizione. Nell'assemblea congiunta in cui ci sono venuti a degustare non lo hanno chiaro nemmeno loro qual è il loro compito. Dicono che devono risolvere i problemi che hanno percepito della distanza tra i meetup e chi sta adesso ad avere responsabilità nel Parlamento, di cercare di fare un coordinamento con i tanti eletti che ci sono sui territori. Naturalmente questo però senza risolvere il problema che fino a poco tempo fa, come avete saputo, per quest'estate c'è stata come dire, una delegittimazione politica dei meetup, perché infatti non hanno più la possibilità né di utilizzare il simbolo e né di intestarsi in qualsiasi battaglia che faccia capo al Movimento 5 Stelle. La situazione è questa in cui siamo tutti quanti in attesa di capire che cosa c'è a livello nazionale. A livello locale la situazione è quella di essere in un momento come dire, di confronto duro e forte, in cui non so l'evoluzione quale sarà. Per quanto mi riguarda, io credo di avere con onestà e con tra l'altro mi alzo, vado a dormire tranquillamente, mi alzo altrettanto tranquillamente guardandomi nello specchio, di essere stato coerente con quello che dicevo alla gente quando negli incontri e quello che sono venuto a dire con la massima trasparenza, perché quello che poi ci dovrebbe differenziare dai partiti è la massima trasparenza delle decisioni e dei compiti che dobbiamo svolgere. E questo è tutto quello che vi posso far partecipare di questi ultimi eventi di questo mese a questa parte. E adesso non so se Sebastiano vuole aggiungere qualche cosa, magari così dirà anche la sua versione dei fatti. Dopodiché apriamo il dibattito perché siamo qui proprio per confrontarci, in modo tale che questa è l'esperienza di come l'ho vissuta io. Naturalmente adesso sarà importantissimo condividere con voi quello che voi avete vissuto come esperienza e soprattutto se avete domande voi capaci. A cui spero di poter essere capace di rispondere per quanto mi riguarda. Allora, scusate ma io devo stare a piedi. Innanzitutto grazie per essere qui. Ora, la situazione delle regionali era lampante a tutti come quadro politico. Avevamo un PD che era abbastanza spaccato perché avete visto che è andato in controtendenza rispetto al nazionale, candidando un governatore che non era renziano, con le difficoltà che avete visto anche durante le primarie. Un fronte destro che era praticamente inesistente perché l'NCD con un DC praticamente non esisteva più, Forza Italia era molto molto ridimensionato sia per ormai l'aspetto calante dei risultati elettorali sia perché comunque gli mancava il braccio armato che era l'UDC che qui era sempre stato abbastanza forte. Non c'era un terzo polo da questo punto di vista, eravamo noi, eravamo da questo punto di vista più avvantaggiati perché comunque eravamo forza emergente, forte, con un risultato bello solido anche alle spalle, per cui tutti i pronostici sembravano essere addirittura dalla nostra parte. 8 anni fa, dal 2007-2008, quando abbiamo iniziato, eravamo
5-6 folli, eravamo con lui, con Chicco, con Ivan, con Marcello Rumi, Raffaella Greco e altri 2 o 3 compagni di sventura, avventura che dir si voglia. Iniziammo questa bella avventura che era prima cosa di tutto un'avventura umana e poi politica. Umana perché è un aspetto che mi piace sottolineare, perché penso che come prima cosa di tutto ci deve essere l'aspetto quello più squisitamente dei sentimenti, perché se togli quello alla politica non rimane nulla, rimane soltanto la parte più bieca, quella in cui ti devi guardare alle spalle perché ti accoltellano. Invece preferisco avere davvero delle persone che ti viaggiano accanto, su cui hai di poter contare. E dicevo, dal 2007-2008 abbiamo portato avanti questa vera e propria missione, perché dietro il logo del movimento, per quanto mi riguarda, e penso per tutti quanti, c'è un vero e proprio simbolo di speranza. E abbiamo girato la Calabria in lungo e in largo, ma davvero con spirito buono, cioè di sacrificio, ma anche di missione, perché ci speravamo nel far nascere qualcosa all'interno della Calabria. Tanto più che noi siamo arrivati al culmine, passando dalle elezioni di Cosenza, dove fu presentata la prima lista fino appunto alle politiche, la prima e unica lista con Ivan che era candidato, dove prendemmo quasi il 2%, roba del genere, andavamo fieri, perché ci ridevano dietro quando montavamo i gazebo a Cosenza, o quando giravamo la Calabria dicendo che cosa doveva essere il movimento, che bisognava impegnarsi in maniera del tutto gratis, e vedere le persone che ci mettevano la faccia, che montavano anche loro i gazebo e raccoglievano le firme sotto la pioggia, sotto la neve, o che mentre montavano sentivano quelli che li ridevano contro, voi siete quelli che state col comico, cioè, e quelle persone comunque ci mettevano la faccia in Calabria, era una cosa bellissima. E siamo arrivati fino al 25% delle politiche, dove siamo esplosi in tutta la forza. Poi purtroppo siamo arrivati al 5% delle regionali. E questa è una cosa che ci deve fare pensare, e tanto. Ecco perché battiamo molto sul fare autocritica, sul ragionare. Infatti vorrei che davvero qua tutti quanti ora tiriamo fuori quello che ci è piaciuto, quello che non ci è piaciuto soprattutto, perché è da lì che dobbiamo partire per cominciare a costruire qualcosa. Io credo in un movimento che dà trasparenza e offre, che chiede trasparenza e dà trasparenza. Credo in un movimento che mette al primo piano l'autorevolezza e non l'autorità. In un movimento che incentiva, promuove e difende il lavoro degli attivisti, dei tanti attivisti che ci mettono la faccia gratis, come dicevamo prima. Io credo in un movimento che i propri referenti, portavoce, i propri leader, li fa scegliere al territorio, ai cittadini, e non li calla con un post dal blog. Io credo in un movimento che deve essere inclusivo e non discriminatorio. Quando noi dicevamo anni fa che il movimento era un movimento esclusivo, l'esclusività era nell'accezione del termine per il quale era la parte buona della popolazione che ci metteva le competenze, che ci metteva il tempo, che ci metteva la disponibilità, la passione, proprio l'anima in questa cosa. Purtroppo sembra che invece pian piano l'esclusività sia diventato, abbia assunto più il termine di ostracismo. E l'abbiamo visto un po' con quello che diceva Francesco, un po' con quello che è successo prima delle elezioni regionali a luglio, dove sono stati fatti fuori, questo è il termine giusto, molti attivisti che ci hanno messo la faccia, che hanno lottato per far decadere il Scopelliti da governatore, e poi hanno anche vinto, ma non sotto la bandiera del movimento perché gli è stata tolta, hanno fatto decadere il Consiglio regionale. È stato merito di quegli attivisti che sono venuti da noi con un piano di battaglia, se così possiamo dire, ben specifico su come volevano muoversi, con tanto distanze, ricorsi al TAR, denunce alla procura per far decadere Scopelliti e la giunta comunale. E io e Francesco abbiamo dato sponda a questa piena copertura politica, perché ci mancherebbe, era una battaglia sacrosanta. Vi ricordate cosa ha fatto Scopelliti? E sapete che abbiamo pagato un consiglio regionale con i nostri soldi per altri 4 mesi in maniera del tutto illegittima. E sono soldi quelli. Ebbene, poi queste persone sono state fatte fuori perché qualcuno ha voluto strumentalizzare il loro lavoro, evidentemente diventavano troppo ingombranti, avevano lavorato troppo bene, e quindi gli è arrivata una diffida dall'alto. Questo per dire che potrebbe essere uno dei problemi che
ho immaginato, vedete il caso di Artini e Pin, abbiamo fatto un doppio, dico abbiamo perché mi metto dentro, perché la colpa è di tutti, la colpa qui è di tutti. Il caso Artini e Pin è eclatante, è stato doppio errore, nel merito e nel metodo. Artini e Pin non avevano fatto nulla che non andasse, avevano ingaggiato una sorta di lotta di trasparenza. Io ero uno tra quelli che non utilizzava quel sito, vi faccio una piccola disamina. Quando decidemmo di come dover rendicontare le spese, facemmo diverse proposte, proprio di layout, no, di pubblicazione. Come rendicontiamo? E io avevo preparato un file che avevo utilizzato per me, ma lo volevo diciamo, mettere a disposizione di tutti. Questo file venne votato in assemblea, il mio. Mi fecero lavorare per due notti, molto volentieri, per mettere a disposizione questo file a tutti quanti, quindi renderlo fruibile. Dopo due mesi ci venne calato dall'alto il sistema che ora vedete tutti quanti, senza sapere chi l'avesse fatto, chi l'avesse votato, chi c'era dietro, come funzionava, la privacy di quei dati dov'era. Cioè, una serie di domande, cioè, se permettete, c'era il mio lavoro, due notti di lavoro, mi rodevo un po', poi l'assemblea non aveva votato nulla. Poi il file non funziona, dei problemi, quello che ci hanno dato. E quando noi scriviamo, abbiamo una mail di assistenza, dall'altra parte ci rispondono, caro Sebastiano, la cosa è stata così, firmato lo staff. Ma lo staff di chi? Posso sapere con chi sto parlando? Cioè, perché io poi devo rispondere, caro staff? Cioè, tra le altre cose. Va bene. E questo era solo un aspetto, ma Artini e Pin rendicontavano e restituivano tutto. Non utilizzarono quel sistema, così come non lo utilizzavo neanche io e molti altri, e rendicontavamo e restituivamo tutto secondo norma. Hanno voluto alzare il polverone, hanno voluto dire delle cose infamanti nei confronti di Artini e Pin, l'avete visto anche sul post, e hanno soprattutto voluto bypassare totalmente qualunque tipo di regolamento avevamo. Il nostro regolamento dice che un quinto dei deputati può firmare, diciamo, per la messa in atto della procedura di espulsione. Cioè 20 parlamentari possono dire Tizio mi sta antipatico perché ha violato questo codice di comportamento, lo portiamo in assemblea congiunta. Questo significa che in assemblea congiunta c'è il dibattito, attacco, accusa, difesa come un tribunale. Dopodiché l'assemblea congiunta vota, se mette in rete quelle persone e poi la rete vota. Come avete visto, questi passaggi non sono stati effettuati, si è andato direttamente in rete. Questo non solo ha violato quello che è il nostro diciamo, regolamento, ma ha creato anche un problema per il regolamento della Camera. Per espellere delle persone e farle passare al gruppo misto deve esserci, diciamo, l'iter che è scritto nello statuto della Camera. Lo statuto della Camera segue quello che dice il regolamento, in congiunta si vota e si può ratificare, quindi il capogruppo e il presidente ci mettono la firma. Ok? Ci siamo trovati in un impasse con Artini e Pin già fuori col voto della rete, ma noi non avevamo fatto nessuna congiunta. Avremmo dovuto fare una congiunta dove avremmo dovuto ratificare il voto della rete, così che il capogruppo o il presidente avrebbero potuto firmare, perché altrimenti sarebbe stato, diciamo, fuori legge, chiamiamolo così, non corretto. Vi racconto un piccolo aneddoto. Io a quel punto, in una pre-riunione che facemmo, feci una proposta, se volete un po' provocatoria, ma per me è giusta. Dissi, noi siamo il popolo della rete, ok? Facciamo quello che dice la rete, siamo portavoce. Per cui noi dobbiamo fare una congiunta in cui si deve ratificare la decisione della rete. È un po' anomala, ma va bene lo stesso. Allora io propongo che tutti coloro che votano contrari devono essere espulsi immediatamente. Perché non sono portavoce. Perché non fanno quello che dice la rete. Fatto sta che il risultato è stato che il capogruppo, senza dire nulla a nessuno, nulla, ha firmato in automatico il passaggio di Artini e Pin al gruppo misto, di fatto bypassando l'assemblea. Questi sono un po' i retroscena.
Questo per dirvi un po' la deriva che forse ha colpito anche, anzi non forse, ha colpito anche il territorio nostro calabrese e ha determinato anche quel risultato. Cioè, il territorio è stato del tutto delegittimato, non è stato invogliato, non è stato coinvolto. Cioè, la base, gli attivisti, che sono quelli che ne parlavo fuori prima con due o tre di noi, che si dica, io credo che la base, gli attivisti, sono la nostra linfa vitale, sono quelli che ci mettono la faccia, che si espongono in prima persona, e sono loro che sostengono il movimento. Allora, evidentemente, un risultato del genere, alle regionali, è stato segno di poco coinvolgimento della base, di uno scollamento che c'è stato anche tra la base e alcuni valori che poi si sono persi per strada. Altra cosa, non è stato percepito forse anche il lavoro che abbiamo fatto su a Roma a livello nazionale, oltre che sul territorio, perché per troppe volte i cittadini hanno sentito le urla, i toni alti, e troppo poche il lavoro che abbiamo fatto, che è tanto in Parlamento. E allora